Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Monkey D. Andre e andiamo oggi a fare l'ultimo episodio di Spyro 2 Riptos Rage. Dopo aver preso tutto in tutti i livelli, adesso lo andiamo a vedere insieme. Ci manca solo Spiagge del Drago. Allora, vi faccio vedere qui nel mondo della foresta d'estate che abbiamo preso tutto al 100%. Stessa cosa al mondo delle pianure d'autunno. Stessa cosa al mondo della tundra d'inverno e appunto ci manca solo Spiagge del Drago. Vi faccio vedere anche che ho preso tutti i punti abilità, ma la galleria la voglio andare a vedere insieme a voi alla fine di questo video. Non l'ho ancora guardata neanche io. Siamo al 100% di gioco, abbiamo preso 10.000 gemme su 10.000, 64 sfere in tutto e siamo a 75 vite perché nell'ultimo video, oltre all'aver sconfitto Ripto, ho provato a fare anche il perfetto per prendere il punto abilità Arena di Ripto perfetto. Quindi mi sono ammazzato diverse volte con il nostro amico Spyro per poter ricominciare il livello, appunto, e fare il perfetto. Allora, fatta questa piccola premessa, io stavo guardando un po' la mappa. La mappa sembra tipo, non so se si tratta proprio di montagne russe o cosa, ma vedete che ci sono diversi percorsi, sembra un po' magari da fare con dei carrelli, non lo so. Vediamo che cosa da dirci sto tizio che non so chi sia. Bene, Andiamo. Spyro, Guardiamo accomodati nel Niles. parco delle spiagge del drago. A proposito, se vinci 10 gettoni puoi visitare il nostro teatro. Ok. Ma tu sei brutto. Vinci Hai gettoni qualcos'altro nelle da varie dirmi? attrazioni. Vabbè, non ci dice niente di più. Tra l'altro, dovrei aver quasi platinato il gioco. Ma cosa c'è? Cioè, c'è tutta una serie di minigiochi per arrivare a 10 e quindi andare al teatro? Arrivare a 10 gettoni o cos'è? Ah, guardate! Lì si può accedere. Solo se si hanno 10.000 gemme e 64 sfere, noi ce le abbiamo. Stavo dicendo un'altra cosa però, alla fine del gioco teoricamente si doveva sbloccare la fiamma permanente. Adesso non so se si sblocca alla fine di questo, perché è l'unico trofeo che mi manca per poter platinare il gioco. Allora, andiamo. Ma iniziamo da qua a sinistra, dai. Vediamo Benvenuto cosa alle ci dice montagne russe sto tizio. delle spiagge del drago. Qui non ci limitiamo a divertirci. Se riesci a far scoppiare tutti i palloncini lungo la pista, riceverai un gettone. Sei pronto? Sì, Attento agli sono altri pronto. veicoli. Oggi c'è un gran traffico. Ok, iniziamo proprio così. Allora, possiamo saltare. Ah, quella tartarughina. Va bene, ci possiamo spostare. Per ora sono tutti dritti. Non devo far niente. Dobbiamo evitare ovviamente i veicoli che ci arrivano addosso. Pensavo quello fosse in alto. No! E chi cavolo l'ha Levati, visto parti. quello? Allora, ok, ovviamente mi sa che il video verrà una roba lunga, quindi vi faccio vedere il video dove riesco direttamente a fare il tutto. Allora, prima mi è spuntato un veicolo all'improvviso che non mi aspettavo, non questo. Diciamo che finora niente di complicatissimo. Qua mi è spuntato un maledetto. Chi l'ha visto? 25. Ottimo Abbiamo già lavoro, fatto? drago! Ecco un gettone per. Ok, Ora tra l'altro c'è la mia azionerò faccia questo sopra. interruttore e ti farò provare altre piste. Vedi se riesci a far scoppiare i palloncini anche stavolta. Ok, mi sa che Attento aumenta agli il altri. livello di difficoltà. Allora, sono i 25 palloncini di prima più altri 25. Per spostarvi è un po' complicato perché non si sposta spesso e volentieri. Per ora rimaniamo, direi, sulla corsia per prendere i palloncini come li abbiamo presi la prima volta. Così non abbiamo troppi problemi. E poi possiamo pensare di prendere le altre traiettorie. Allora, i primi 25 li abbiamo presi. E va bene. Adesso se Spyro non rompe. Ok.
ci siamo spostati a sinistra. Che ansia, ho paura di incontrare gli altri. Ok. Adesso dovrebbe arrivare un altro. Sì. Ah, cavolo, mi sono dimenticato di girare a sinistra. E allora ne arriva un altro qua. No. Che non gira. Il primo bivio l'abbiamo già preso. Dobbiamo prendere il secondo ed il terzo. Oh, l'abbiamo fatta. Dai, siamo a 41. Ok, rimaniamo qua a destra e cerchiamo di prendere il bivio a sinistra adesso, quello che arriva. Ok. Spero siano qua gli ultimi palloncini, perché sennò non so dove andarli a prendere gli altri. Io l'ho già fatta questa parte, avevo già detto, ma tanto l'ho tagliato, che non è possibile che possa rimanere così lentamente senza cadere. Ecco un altro gettone. Ok, tu me ne dai 3 in tutto. Un altro giro. Sei inarrestabile. Sei inarrestabile. Questa volta dovrai usare il cannone installato sul tuo carrello. Proviamo, che ti devo dire? Allora. Mi sto già rompendo le scatole con sto minigioco. Diciamo che non mi fa impazzire. Oltre 25, oltre a tutti i palloncini verdi, ci sono anche quelli rossi a scoppiare, che non scoppiano. Che fatica. Ok, quello è scoppiato. Vediamo adesso se andiamo direttamente al secondo. Ecco, è mancato anche quello. Anche quello probabilmente. Eh sì, tanto. Beh, potevano mettere una cosa un po' più indirizzata, così non si finisce più. Appunto. Allora, stavolta ho saltato quello verde per riuscire a prendere quello rosso. Giusto. Ah, lì me l'ero dimenticato. Allora, riproviamo. Sì, tu vai talmente lento che saresti dovuto cadere a testa in giù in questo momento. Altro che rimanere a fare il 360 gradi. Oh, scoppiati tutti e due? Credo di sì. C'è ancora il coso nel primo. Come cavolo lo posso chiamare? Nel primo tratto di pista, diciamo così. Poi al secondo bivio dovrebbe mancarmi ancora uno. Più quello verde che abbiamo mancato. Allora, uno dovrebbe essere qua. Giusto? Oh! Scoppiato. Qui c'è quello verde che non abbiamo scoppiato. Sì. E poi non mi ricordo più. No, a questo bivio che non ho preso, giustamente. Arrivo su questo. Ah, cavolo, ce n'era uno lì. E un altro là. Ah, no, questi due mi mancano e basta. Quindi al primo bivio. Ok, di qua. Ok, uno è scoppiato. Farò un sacco di tagli, sappiatelo. Dove? Wow, che talento! Oh. Hai indominato le montagne rosse! Eccoti il mio ultimo gettone! Ma meno male, guarda! Meno male! Vuoi fare un giro? Solo per divertirti? No. Dai, le montagne rosse non sono!
Sì. Fatti furbo. Fammi fare qualcos'altro, prima che spacco tutto. E mi sono già rotto. Cosa c'è da fare qua? Gratis! Nessun anticipo e nessuna rata mensile. In cambio ti darò un gettone. Posso dartene solo uno, ma puoi tornare a farti un giro tutte le volte che... Salta a bordo! Va bene. È difficile saltare a bordo? Non mi dire che mi dà un gettone per... Ma c'è Colossus! Era stato schiacciato! Non mi dire che... Mi dà un gettone solo perché sono salito sopra sta roba. Sì, ma dove sono finito io? Giusto il professore mi sono beccato. Come promesso, ecco il tuo gettone. Quando ne avrai 10, vai a visitare... Ma cosa? Cioè, mi ha pagato per... Con un gettone per aver fatto niente. Va bene. Mi aspettavo un altro minigioco. Vediamo cosa vuoi tu. Spyro, ehi là. Ho sentito che sei un bravo ciao, Nelson. Tiratore. Ti andrebbe di provare il mio... Ok. Certo. Oh no. Devo mirare un po' più in alto. Dai, l'ultima. Ecco un gettone qua, adesso ce ne sono altri due, state tranquilli. Pronto per il prossimo. Ok. Certo. Ehi. No, chi si aspettava che spuntassi lì? Adesso li mette tutti e due insieme. Beh, siamo già a 6 gettoni. Okay. Sì, certo. No, quelli che scompaiono. Gli altri mi sa che stavano fermi, questo non lo so mica. Ah no, stanno ferme. Beh, è abbastanza facile. Ok, grazie, arriviamo a 7, ce ne mancano 3. Torna pure. Certo. Col cavolo che torno da te. Qui secondo me c'è il teatro. Ehi là, giovanotto, mi solo conferma. Farti entrare nel teatro delle spiagge del... Va bene, va bene, va bene. Allora, di qua abbiamo fatto tutto. Ci manca... Allora, questo cosa avvicinati, vuole? Avvicinati, Spyro. Vieni a vedere cosa abbiamo in serbo per te oggi. Qui dentro ci sono alcune delle creature più malvagie che tu abbia mai visto in vita tua. Vuoi provare a mandare in acqua le creature? Certo. Prendi la mira, colpisci il bersaglio e fai cadere in acqua le terrificanti creature. Ma non preoccuparti, non si faranno male. Ok. Ma dove cavolo... Ah, lì! Ma devo... Ehi, è stato divertente, no? Questo gettone è il premio per la tua mira infallibile. Allora, mi viene da ridere perché io ho iniziato facendo quelle cavolo di montagne russe. E ci ho messo una vita? Ed era la cosa più difficile, il resto sono cacate. È abbastanza. Mi dà un altro gettone? Tieni, eccoti un altro. Ma cosa? Puoi tirare ancora. Dai, mi pio l'ultimo gettone, credo. Ah, sono tutti cattivi comunque. Li ho già incontrati, io non vorrei dirtelo. Wow, sei davvero bravissimo. Prendi questo. L'hai visto? Ok. Ancora, ragazzo. Ma no, non mi dà più gettoni. Ma che cavolo è quello qua? Andiamo oltre il 10, no? Bel tiro, ma ho finito i gettoni. Se vuoi puoi continuare.
No, no, grazie. Vediamo chi hanno messo. Ah, no, hanno ricominciato. Allora, a screaming good time. Oh, abbiamo sbloccato la fiamma infinita. Col fuoco addosso si chiama il trofeo. L'ho platinato! Il rimorso di Ripto. Ma che figo! Ho platinato il gioco, ragazzi. Che fe, abbiamo finito, mi sa. Andiamo a vedere che cosa c'è nel teatro. Ma non c'è neanche bisogno di dividere in due il video, allora. Pensavo di sì. Dai, vediamo cosa ha da Spyro, dirci il questo, tuo visto che gioco abbiamo i 10 fortunato. gettoni. Hai vinto abbastanza gettoni per entrare nel famoso teatro delle spiagge del drago. Fortunato. Goditi lo spettacolo! Fortunato. Io ti ammazzo. Ci sono stato almeno un quarto d'ora, 20 minuti per fare le montagne russe, ma almeno mi sono tolto la parte più difficile subito. Ma che figo che posso sparare come voglio. Ecco, un consiglio, se sbloccate questo, potete, se vi mancano i punti abilità, andare magari a sconfiggere i boss con questa roba, perché sicuramente sarà più facile. Allora, andiamo a vedere sta roba, sarà il finale. Ah, ma ci sono tutta una serie di filmati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vabbè, dai, guardiamoli tutti insieme. Ah, no. Ma sono tutti filmati che io conosco già, scusami. Pensavo fosse una roba un po' diversa, invece, cioè, boh, abbiamo già tutto, cioè, li abbiamo già visti durante il gioco, che senso avrebbe rifarli? Allora, ragazzi, io direi che questa qui, vabbè, la uso come immagine di copertina, che è molto carina qui dentro le spiagge del drago. Abbiamo finito tutto, possiamo andare a guardare i punti abilità, chiudiamo questo video e ci salutiamo. Allora, andiamo nella galleria. Premi quadrato per aprire la galleria. Ok, ci sono 21 immagini. Diciamo che alcune le avevamo già sbloccate facendo la prima parte. Non ricordo in quale video, ma scusate per lo sbadiglio. Non ricordo in quale video, ma avevo già visto appunto la prima parte della galleria. Allora, questi mi sa che li avevamo già visti. Colossus. Sì, li avevamo già visti questi. Sì. Ok. Anche questo l'abbiamo visto. Ok, questi qui sono nuovi. Robo contadino, robo ape e robo cavalletta. Ah, era una cavalletta quella cosa, non l'avevo mica capito. Qui abbiamo Glug e lucertole di lava. Ecco, sono belli questi disegni. Che figo, i maghi del ghiaccio e del fuoco che abbiamo incontrato. Vabbè, sono tutti personaggi ovviamente che abbiamo incontrato. Non riesco a smettere di sbadigliare. Vabbè, il genio dell'Osio, Ambrosio, il ladro scudato, il macinatore, robot macinatore, il ladro macinatore. Ah, che figo anche questo livello, me lo ricordo. Ci sono Hansel e Gretel, chiamati in modo diverso, ma sono loro. Mucca spaziale corazzata, UFO pecorino, Maya Razzo e droide manager. Sì, questi qui sono degli ultimi livelli. Capibara auto, capibara imbarcazione, centauro del canyon della velocità, li abbiamo fatti tutti fuori, sti poveretti. Ah, oh, ci sono Gulpe, Pterodattilo, Crash Ripto e basta. Congratulazioni, parti 1 e 2 della galleria sbloccate. Va bene, io direi che questo video può finire qua. Al momento la serie è appena iniziata, io sto registrando il 5 aprile. E sono usciti solo i primi 4 episodi e devo dire che non sta andando molto bene la serie, però dato che me l'avete chiesto io, dati i giorni di quarantena, mi sono portato avanti, ho già finito la serie, non so quando uscirà questo video. Spero che abbiate considerato questa qui come una guida per
per completare appunto il gioco al 100%. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi divertito. Io mi sono divertito tantissimo, questo gioco l'ho trovato magnifico, l'ho platinato qua in diretta su questo video. Che altro dire? Niente in realtà. Spero continuerete a seguirmi, spero magari condividiate questo video, se sapete che qualcuno è in difficoltà con Spyro dite guarda c'è quello lì, c'è quel Monk di Andre che fa video e ti può aiutare, quindi niente. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato un altro mio video, vi invito a lasciare un grande like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivate la campanellina. Come al solito vi dico anche che qua sotto in descrizione vi lascio le mie pagine social, quindi la pagina Facebook, la pagina Instagram, il canale Telegram, in modo che possiamo rimanere un po' più a stretto contatto se mi volete anche chiedere qualcosa. E magari mi scrivete qua sotto cosa vi piacerebbe vedere di nuovo sul canale, così magari cerco di accontentarvi se ci sono diverse richieste per una specifica cosa. Da Monkey di Andre è tutto, vi ringrazio nuovamente e ci vediamo al prossimo video. Ciao!